La battuta finale, cosa tiriamo fuori da stasera? Ma da questa sera possiamo tirare fuori il fatto che ancora una volta... Per il cittadino, cosa possiamo dire al cittadino? Cosa è venuto fuori dal municipio stasera? Per il cittadino non è emerso grandi cose, come credo potevamo immaginarsi. Sulla TAV... Stiamo ragionando di ipotesi, di un ulteriore... Fermo che ti fermo. Silvio, cosa è venuto fuori dal municipio? È venuto fuori che ancora una volta si rimpallano le colpe tra la regione e il comune e che i cittadini che sono in mezzo ancora non vedono niente di chiaro. Come comitati stiamo ancora aspettando che il sindaco dia l'incarico a Montanari. Come cittadini aspettiamo ancora che il sindaco venga in piazza con noi e speriamo che venga. Non vai a casa un po' incavolato dopo stasera? Vado a casa un po' incavolato, sì. Tu, Claudio, vai a casa un po' incavolato? Andrei a casa un po' incavolato. Ma sei troppo navigato per se non seguissi da molto tempo come sono le cose. Certo, dà un po' fastidio continuare a vedere le stesse cose e anche... Se la questione delle centrali a biomassa ormai è risaputa, che nessuno può togliersi dalla testa che faranno male e non è un voler andare contro il progresso assolutamente. Questa sera è venuto fuori, detto anche da Corleanò, che il diesel è cancerogeno. Sì, sono ulteriori conferme che non ci fanno star tranquilli, che sicuramente... Non ci fanno andare a casa contenti, ma purtroppo quelli che sono i primi attori dovrebbero essere i politici. I politici, ripeto ancora, sono distanti dalla quotidianità delle persone e le priorità il più delle volte non sono quelle che hanno i cittadini. Grazie.